Benvenuti in questo mio nuovo video su Pro Evolution Soccer 2013. Oggi, signori, sono qui per continuare la competizione, la modalità coppa che avevamo iniziato in precedenza. Vi ricordo che avevamo fatto un mini torneo, numero di squadre 8, andata e ritorno non l'avevo abilitata quella funzione, c'era soltanto l'opzione abilitata eliminazione diretta, e ora siamo cioè quasi alla fine, signori, siamo alle semifinali. Vi ricordo, signori, che avevamo giocato contro l'Inter, se non ricordo male. Andiamo a vedere insieme tabellone torneo. Sì, avevamo giocato contro l'Inter, avevamo vinto 1-0. Le squadre che avevano passato il turno eravamo noi, il Milan, la Fiorentina e il Parma. Ora dobbiamo giocare contro il Milan, infatti un bomberissimo che saluto. Ora non ricordo bene il nome di YouTube, però so che è un gran milanista, quindi signori, non so ora a chi mi sto riferendo, però vi posso dire che mi aveva detto se gli potevo mettere la musica di sotto, e io ovviamente, signori, gliela metterò la musica, il benzodiazepamina, se non ricordo male, quindi la metterò la musica tranquillo. Ah, ecco il nome, signori, che ora ho annotato sul tablet, è il Mister Bomberissimo Lasa Andrea. Quindi tranquillo bomber, basta che mi passi tu una intro oppure qualcosina che io metterò qui sotto, oppure la scelgo io a caso, non ti preoccupare. Comunque fatto sta, signori, direi di iniziare, non perderci in chiacchiere, perché io, signori, se avete notato nei video metto sempre, cioè mentre parlo mi sto fermo nella visuale, cioè parlo, faccio discorsi lunghi, ma poi alla fine cioè tipo devo iniziare una partita, la inizio dopo 10 minuti che ho fatto un discorso della Madonna. Quindi comunque, signori, scherzavo, procediamo, tutto il resto. Allora, la squadra è questa qua, signori. Il livello dei giocatori è, diciamo che la difesa fa cacà. Comunque, fatto sta, abbiamo i nostri bomberissime, quindi i nostri bomber speriamo che non ci deluderanno. La squadra è questa, signori. Giocheremo contro il Milan, che schiera un 4-3-3. Noi mettiamo un modulo 3-5-2, il nostro modulo classico. Quindi direi di iniziare. Ed ecco qua i nostri bomberissimi. Sulla sinistra abbiamo El Shaarawy, sulla destra il bomberissimo Giorgio Chiellini. Quindi direi di iniziare. Siamo, signori, all'Estadio Domormumbi, come cazzo si chiama lui. Comunque fatto sta, signori, allora, Juventus contro Milan, Milan contro Juve, definitelo voi il match. Secondo voi come finirà questa partita? Sparate ora il primo commento sotto del video, ditemi il vostro risultato e non andate verso la fine e vedrete il risultato, perché io non ve lo dico. Vabbè, anche perché, signori, la devo giocare in diretta la partita, quindi andate subito nei commenti e scrivete il vostro primo risultato che vi viene in testa. Scrivetelo qui sotto nei commenti e poi vedrete a fine video se avete azzeccato o meno. Comunque, fatto sta, ecco qua i nostri titolari, i nostri 11 bomberissimi. Inizia il Milan nel gioco. Comunque, signori, vi è piaciuta la prestazione della Juve? Mamma mia, Juventus Celtic, mamma mia, che ottavi di finale, mamma mia, signori, davvero stupenda la prestazione della nostra amata Juve. Comunque, ed ecco qua subito un cerino che prosegue, la passa ad Antonini, che non trova El Shaarawy, che lì rinvia Acerbi per Muntari, Muntari, un inquadro allo specchio della porta, mamma mia, che ciuccia. Rivediamo subito il replay. Allora, Muntari che la prova di inseccare, ma non inquadra lo specchio della porta. Rinvia il nostro carissimo Gigi Buffon. Bonucci per Vidal, che passa ad Isla. Isla una serie di dribbling per Giovinco, che trova Vidal sulla fascia. Vidal cerca di stopparla, attacca ad Isla. Isla prosegue, trova Asamoah. Mamma mia, che tiro potente, ma ritroviamo subito il gioco in calcio d'angolo. Allora Antonini ancora, mamma mia, portiere poteva rischiare. El Shaarawy che arriva sulla, cioè, arriva sul pallone ma non riesce a passarla al compagno Pirlo.
e alla data Antonini riconquistano un calcio, una rimessa da terra, scusate, e dopo un'altra Pirlo, allora Marchisio di spalle, non inquadra la porta, Isla, signori, mamma mia, Bojan per Nocerino, ancora Barzagli, non arriva sul pallone, De Jong per Nocerino e Sharawi. Si fa strada, il Sharawi prosegue, Giorgio gli sta le calcagne ed ecco subito che interviene Abate, Muntari, Bojan, mamma mia, grande Barzagli, il muro, signori, il muro, il nostro muro, in difesa se non c'è lui, veramente che non sarebbe compatta la squadra, Isla che perde palla, Nocerino, Bonera, De Jong per Muntari, Vidal che perde palla. Signori, comunque volevo dirvi una cosa, allora voi potreste un po' essere un po' indifferenti, nel senso che se notate nel mio canale, io lo dico perché signori sono onesto, voi sapete che io alla fine i video li faccio per puro divertimento e non lo faccio per chissà cosa. Comunque volevo farvi notare che c'è tipo una partita su PES Juve Milan e io già l'avevo svolta in modalità esibizione. Però signori non sapevo che, cioè, che poi alla fine avendo fatto un torneo mi sarebbe capitato di nuovo un match Milan-Juventus. Quindi se qualcuno, cioè, eviterebbe tipo di fare commenti, Red, tu sei un big man, bad, big boy, chiamatemi come cazzo, ma noi un giorno ricevuto tipo un messaggio in privato di uno scemo che mi viene di, che io sono un big boy, cioè io faccio il big boy, ma che cazzo, comunque fatto sta, signori, volevo dire soltanto a questo sciocco qua che alla fine io faccio video per puro divertimento, infatti sono andato in descrizione, il video giorni fa avevo aggiunto una breve nota dove appunto vi spiegavo che io faccio video per puro divertimento, quindi signori non, cioè, se notate alla fine io, anzi nei commenti se a voi dà fastidio quel video ditemelo così io potrei anche cancellare, cioè tranquillamente, io non, che perdo le visual, che perdo, a me non me ne frega niente signori, cioè io ho la partner perché è stato un obiettivo raggiungerla per me, ma l'ho sacrificata anche un pochettino, beh, chi mi segue dall'inizio, tipo da quanto avevo 80-90 iscritti, pure 100, alla fine, cioè, può anche benissimo capire e vedere, cioè, la situazione in cui ero e tranquillamente come ho preso la partner e che modo l'ho presa. Qui sinceramente signori, cioè, a voi non deve interessare niente di quando Red Phoenix prende, oppure di quando Red Phoenix impiega nel fare video, quanto Red Phoenix, cioè, quanti video, perché non fai 3 video invece di 2, perché non fai 3 video invece di 5, no, cioè signori, sono fatti miei, io carico video quanto posso, quindi per questo voi dovete solo visionarli, commentarli, gradirli, se vi piacciono o meno. Volevo soltanto dire pure un'altra cosa ad un, non so se è un bomberissimo tra i miei iscritti che fa sta figura oppure tranquillamente sia un haters, cioè che ce l'ha davvero a morte con me, io vorrei invitarlo soltanto a scrivere, quando mette non mi piace, a scrivere soltanto un breve commentino a dirmi guarda che sono io, oppure che ne so, senti scemo, io sono quello che ti rompe il cazzo, che ti mette non mi piace ad ogni video, scusate. Quindi per questo, cioè, fatti vedere, io non anzi, se non vuoi apparire in pubblico, cioè proprio davanti ai miei fan, tramite com'è, scrivilo in privato, lo gradisco tranquillamente, bomber. Oddio, comunque signori, cioè, mi stavo perdendo in chiacchiere, ma avete visto che avevo combinato, eh? Isla prosegue, allora ora mi dedico un po' al gameplay perché signori, cioè, se no rischio di fare qualche borla. Allora, El Sharawi per Robinho, per Muntari Nocerino, che perde palla, De Jong intercetta, Muntari per Robinho che prosegue, Bonucci niente, la palla finisce fuori, calcio d'angolo, no, pensavo che l'aveva toccata a Bonucci, scusatemi, rinvio dal fondo, Bonucci, Giovinco che non arriva sulla palla, Pirlo per Muntari che intercetta il pallone, De Jong prosegue, De Jong, Barzagli non arriva sulla palla ed ecco qua subito Vidal che si fa soffiare il pallone da Antonini che non inquadra lo specchio della porta, Buffon, Bonucci che prosegue passando la Marchisio, il principino, Pirlo, Isla per Giovinco,
Giovinco, a chi la dai? Giovinco a volte c'è, boh, sembra davvero di modo che fa certe cazzo d'azioni. Comunque Barzagli, Muntari, intercetta il pallone, Bojan ancora il 2, 1-2 tra i due, lol. Bojan prosegue, Bojan, Bonucci installa i calcagni, intercetta il pallone, Boni e la rinvia. Ed ecco qui subito De Jong, finisce qua il primo tempo, signori, sul risultato dello 0-0, partita davvero molto intensa, ricordo l'occasione davvero strepitosa da parte del Milan che poteva insaccare il re del pallone, ma non l'ha fatto. E meglio così, signori, da parte mia, perché io ero perso nella discussione, poi giustamente mi sono un po' ripreso, ho detto beh, riprendiamoci, perché sennò qua il Milan non fa il culo a fette, perché signori, come avete potuto benissimo notare, io sto svolgendo questa competizione in modalità campione e non superstar, perché vi spiego ora non a superstar. Che signori, cioè se avete notato anche nei video precedenti io giocavo principalmente in modalità superstar, però poi sono sceso perché sono stato un periodo senza svolgere, cioè senza trattare PES, senza giocarlo, non ho proprio aperto PES, cioè perché mi sono dedicato ad altri giochi, signori, e quindi avendo perso un po' la mano sono sceso alla modalità di difficoltà campione, per questo c'è, cioè, signori, tranquillamente, mi raccomando, ti fate sempre di Juve, perché è la vecchia signora che ha bisogno di noi, signori. Fallo, calcio di punizione per il Milan, ecco qua subito lo schemino in alto che appare, due falli a testa per ogni squadra, mamma mia, attenzione nella difesa di Juventina. Il Milan sta attaccando, ma io devo darmi da fare perché siamo al 52esimo e devo fare qualche gol. Pirlo per Vidal che trova Isla, Isla prosegue, Isla si fa strada, Isla che trova Giovinco sulla fascia, i due si coordinano ma Giovinco viene beccato in fuorigioco, peccato, buona occasione, batte Antonini ed ecco qua subito Barzagli. Isa non arriva sulla palla, Vidal, Nocerino lo smarca, Vidal ancora, gli sta le calcagna, Vidal, Nocerino, Al-Sharawi, Bojan, ma grande Gigi Buffon che intercetta la palla parandola tranquillamente, mamma mia signore, portiere una tranquillità tremenda, Gigi a parare sto tiro, se la perdeva lo scannavo, ti giuro. Ed ecco qua subito Isla che non trova Vucinic, El Sharawi, Giorgio Chiellini lo cerca di bloccare, lo blocca signori, la passa Buffone che la rinvia. Ecco qua subito Acerbi, Muntari prosegue, Muntari, Pirlo intercetta il pallone, Pirlo che la passa da Acerbi non vedendo il giocatore, sbaglia la mira. Ecco qua subito Bonera. Nocerino che trova Abate sulla fascia, Abate prosegue per Muntari, i giocatori non riescono ad avanzare in difesa di Ventina ed ecco qua subito Abate, viene fermato El-Sharawi, intercetta il pallone El-Sharawi, ma grande Gigi che la para senza problemi, Gigi Buffon, grande portiere, Marchisio, Giovinco, io sto un po' rischiando signori in difesa, perché vi spiego, non metto mano da una settimana su questo, quindi questo è un po' l'assente un po' di, perché io signori sono un ragazzo che gioca, vabbè, gioca ai videogiochi, ok, però devo giocarci frequentemente, se li lascio per un po' poi va a finire che perdo un po' la mano, anche se per pure un giorno, cioè vi spiego, giocavo tipo a Call of Duty nel periodo tipo 2-3 anni fa, quindi vi parlo del 2011-2012 signori. E quindi che è successo? Cioè mi sono ritrovato un giorno senza, perché ovviamente per motivi familiari, per motivi di scuola, cioè studio e roba varia, e mi sono ritrovato che non ho giocato per un, non ricordo ora se era un giorno o tre giorni, comunque fatto sta signori, pure per un giorno alla fine mi sono ritrovato che non sapevo più giocare a Call of Duty, cioè impugnavo l'arma e non cioè sparavo a cazzo davvero, avevo provato pure a ridurre la sensibilità, cazzate varie, però cioè signori, io sono un tipo di videogiocatore che quando gioco un gioco lo gioca frequentemente oppure poi va a fine che perdiamo. Comunque ritorniamo alla partita, De Jong, siamo al 75esimo, fallo per il Milan, Bonera che trova Antonini sulla fascia, ecco qua subito Robinho, Giovinco, accetta il pallone, Giovinco che trova Vucinic che viene beccato però in fuorigioco.
Mannaggia, non riesco a fare un gol. Sei falli ho fatto, mamma mia, faccio davvero schifo. Chiellini, Marchisio, Bojan, viene gettato a terra, fallo. Calcio di punizione per il Milan, Giorgio Chiellini viene ammonito, ma non era da ammonizione, ma comunque. Robinho, Robinho, mamma mia, davvero un'ottima punizione, rivediamo il replay, mamma mia, pochi centimetri dalla traversa, invio, Gigi Buffon, Vucinic che non arriva sulla palla, Nocerino, De Jong, per Robinho, che Barzagli intercetta il pallone e la dà, palla passa a Vidal, Vidal, Giovinco, prosegue, viene gettato a terra, Sebastian, reclama il fallo, ma l'arbitro lascia per il vantaggio. Giovinco, Giovinco che vede Isla sulla fascia, Isla prosegue, Isla, Isla che trova Vucinic, peccato, Giovinco, Asamoah signori, no, peccato, 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 che occasione, la Juventus poteva passare in vantaggio all'81esimo signori, mamma mia, peccato, davvero una buona occasione. El Shaarawy, Nocerino, e ancora dei due si coordinano, ed ecco qua subito Nocerino che intercetta la palla per Bojan, Bojan prosegue, Bojan signori, mamma mia, mamma mia, mamma mia, questa partita mi sta andando di lusso, cioè signori davvero, questa partita mi sta andando davvero di lusso, cioè, boh. Comunque mi sa che andremo ai tempi supplementari perché come sto giocando, il Milan sta avanzando di più rispetto a me signori, c'è da dire questo, El Shaarawy, El Shaarawy, mamma mia signori, mamma mia, ma no, una fortuna sfacciata qua, mamma mia, oddio, il Milan davvero che sta tentando di fare il gol in tutti i modi, El Shaarawy che si prende un palo signori, mamma mia, Vucinic, Abate, viene gettato a terra Vucinic però senza fallo, Abate, Acerbi, Muntari, De Jong, De Jong si fa strada, trova Barzagli e gli ferma la strada, gli stoppa il percorso, dite come cavolo che pare, De Jong che trova El Shaarawy sulla fascia, El Shaarawy può dichiarare la vittoria però alla squadra, niente, perde palla, ed ecco qua su, che cazzo ho detto, in 3 secondi ho detto mille parole, oddio, Giovinco, Giovinco prosegue, Giovinco, Giovinco ancora, Giovinco che trova Isla, Isla però che viene bloccato da De Jong, Acerbi, Nocerino, questa partita mi sa che finisce ai tempi supplementari, infatti signori andiamo ai tempi supplementari, sta squadra deve crepare perché io il Milan non lo voglio vedere, non lo voglio vedere avanzare, non lo voglio vedere davanti a me, non voglio vederlo, cioè che passa il turno invece la Juve perde, no, non deve esistere questa cosa. Ed ecco qua subito Muntari, Muntari prosegue, Muntari, Vidal, gli sta le calcagna, subito De Jong, la passa, ed ecco qua subito Vidal che intercetta il pallone, Giovinco, Giovinco una serie di finte ma perde palla, Acerbi, più alto di lui, gli prende palla, infatti, oddio, Bojan, viene fermato il gioco signori, mamma mia, oddio, fuori gioco, batte Gigi, ecco qua subito che trova Bonera, non trova nessun attaccante della squadra stessa, ma vabbè, comunque Muntari prosegue, la passa del Shaarawy che non riesce a trattenere il pallone, rimessa laterale per la Juventus, Asamoah, Asamoah, Nocerino intercetta la palla per De Jong, prosegue Barzagli come sempre, recupera la palla, ecco qua subito Giovinco, Giovinco sulla strada, Giovinco che la dà Isla che non riesce a trattenerla, ecco qua subito Barzagli per Pirlo, Pirlo si fa strada, Vucinic, Vucinic che viene, oddio, oh, gli ha messo le mani addosso, cazzo, oh, mamma mia, l'arbitro del merda però, oh, che cavolo, comunque Vucinic, proseguiamo, prosegue Vucinic, prosegue ancora lui avanzando, Mirko, Mirko ancora, Mirko che trova Giovinco, ecco Vidal, per Antonini che intercetta la palla, Robinho, Robinho, Barzagli, non si fa fregare, Barzagli ancora prosegue, Barzagli, Bonucci, ecco qua subito Giovinco, Abate che intercetta il pallone, Vidal, Acerbi, Acerbi, De Jong, De Jong, Bojan, 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 chiamatelo come volete, signore, come sto andando a parare per 3 ore, questo cazzo di giocatore, Marchisio, che trova Isla sulla fascia, Isla, Giovinco sulla fascia, prosegue, Giovinco, Giovinco che trova Claudio Marchisio, ci prova Vidal da lontano signori, ma Abbiati para senza problemi,
Ecco qua subito Isla che non arriva sulla palla. Nocerino. Ed è finito il primo tempo supplementare, signori. Si passa al secondo tempo supplementare. Partita davvero, cioè, oddio, faticosa, ma nello stesso momento molto compatta. I giocatori vogliono la vittoria. Si vede da tutte e due le squadre che cioè, la voglia c'è di vincerla, ma il Milan si fa vedere di più rispetto alla Juve. Ecco qua subito Bojan. Mamma mia, occasione. Grande Gigi che para senza problemi. Abbiate Buffoni stanno facendo davvero prestazioni ottimali, signori, tutti e due i portieri, anzi. Cioè stanno giocando tutti e due bene. Direi che proprio un bel 6 e mezzo sta a tutti e due i giocatori. Anche se sta avendo più occasioni il Milan, ripeto, però senza portarle poi a termine. De Jong per Bojan. Grande Gigi che non riesce a bloccare, ma in due tempi ce la fa. Grande Gigi. Rinvio corto. Pirlo che non trova Vucinic. Pirlo ancora Bonera per Asamoah. Asamoah trova Vucinic. Vucinic prosegue e la Juve può passare in vantaggio. La Juve passa in vantaggio. La Juve passa in vantaggio. Mirko c'è, signori. C'è Mirko. Mirko c'è, cazzo. Sì. Scusate il termine, signori, ma il Mirko c'è, la Inzaghi in rete, il numero 9, grande Mirko, che ci credono i giocatori, grande Juventus, mamma mia, signori, rivediamo il replay. Vidal, Asamoah, che con un passaggio filtrante la dà a Vucinic, Vucinic prosegue tutto solo, Abbiati esce dalla porta e Vucinic la Inzaghi in rete, signori, mamma mia, da questa visuale possiamo notare bene il gol, ed ecco qua subito che il numero 9, Vucinic, Mirko Vucinic. Lo firma, signori, firma questo grande gol, grande Juventus che ci crede fino alla fine, grandissimo. Ed ecco qua subito Bonera. Bonera che ricerca Abate. Il Milan che si dà da fare per passare in vantaggio. Ecco qua subito per Vucinic. La passa a Marchisio. Marchisio sulla fascia prosegue. Marchisio trova Giovinco. Mamma mia, Nocerino. Nocerino prosegue. Chiellini. Asamoah. Non trova Vucinic. Aspettate, signori, sono gli ultimi secondi, gli ultimi minuti, dichiarateli come caspita per fare. Voglio fare una sosia. Oddio, guardate la formazione mia, per favore, regalo. No, non ho un Quagliarello oppure Matri, potevo mettere uno di lui. Vabbè, signori, dobbiamo proseguire per forza così. Posso mettere al massimo di Steiner qua. Forza quello lo mettiamo di Steiner. Vabbè, mettiamo Leach qua. Poggi. Mettiamo a posto di Vidal e possiamo proseguire così. Ok, signori, 117esimo minuto. Ho fatto la finta apposta, signori, perché voglio far entrare i bomberissimi e farli giocare almeno questi ultimi 3 minuti rimasti. Grande Nocerino. Asamoah prosegue. Mutari per Bojan. Asamoah, siamo intercetta la palla. Giovinco che la dà a Poggi. Poggi che trova Vucinic, mamma mia, signori, che viene beccato però in fuorigioco, peccato. 119esimo minuto, signori, quasi alla fine, la Juventus in vantaggio, mamma mia, signori, gol di Mirko Vucinic. Ecco qua subito Marchisio che trova Giovinco Vucinic, ma Abbiati esce dalla porta, però come sempre viene beccato in fuorigioco Vucinic. 120esimo minuto, signori, ultimi secondi e finisce, signori, la partita. La Juve si aggiudica la finale, signori. Sì, cavolo. Sì, signori. E la Juve si aggiudica la finale. Milan-Juventus, partita davvero fantastica, direi. Partita davvero fantastica, molto giocata da parte di tutte e due le squadre. E guardiamo infatti le statistiche, le pagelle dei giocatori. Buffon e Abbiati hanno meritato tutti e due 6 perché hanno fatto davvero tutte e due buone prestazioni. Buffon parando le occasioni mancate dal Milan, ma Abbiati ovviamente perché si è beccato alla fine quasi della partita il gol da parte di Mirko. Poi vabbè, i difensori sono stati tutti e tre buoni, cioè, sia da parte del Milan che da parte della Juventus, ma proseguendo vediamo un po' la situazione della Juve tra la 6.0 e 5.5, vabbè, per Vidal che non si è visto molto in campo, ma comunque possiamo notare che gli attaccanti tipo il Milan oppure i centrocampisti, scusate, tipo De Jong, Nocerino, anche il Sharawi aveva fatto una buona prestazione. Purtroppo si è mancato, cioè,
ha sbagliato quel tiro perché sennò poteva essere l'occasione giusta per passare in vantaggio il Milan e aggiudicarsi il match. Ma così non è stato, signori, ma la Juve passa in vantaggio, vediamo un pochettino. Ed ecco qua subito lo schieramento, Milan-Juventus che la Juve passa in vantaggio ai tempi supplementari e il Parma che vince contro la Fiorentina. Signori, quindi Parma-Juventus sarà il prossimo match che vedrete sul mio canale, non vi dico quanto, non so signori quando posterò il prossimo video perché devo trovarmi cioè, devo trovarmi così, in una, perché sto, pure ora signori, cioè, fate caso che sto registrando, sono l'una e mezzo della notte, cioè fate caso, domani a scuola, per questo. Quando trovo un po' di occasione porterò come sempre i video. Signori, da Red Phoenix è tutto, un saluto e un abbraccio. Ciao bomberissimi!